Il progetto si intitola Osi Umana, è un progetto che parla di identità e di libertà di espressione e lo fa attraverso il linguaggio della pittura. È un progetto che mira a costruire un contesto in cui i ragazzi potessero sentirsi davvero liberi di esprimere ciò che avevano dentro, forse per la prima volta. Infatti reputo il progetto ambizioso e in un certo senso anche rivoluzionario in un contesto di questo tipo. Mi sono limitato a ricreare realisticamente una figura all'interno della quale loro potessero esprimere sostanzialmente ciò che avevano dentro in maniera del tutto libera. E l'idea dell'oasi e la metafora dell'oasi nasce proprio in relazione al concetto di creare vita in un contesto in cui vita non c'è o comunque è limitata, è confinata. E i loro disegni sono effettivamente il corpo e l'anima di questa figura sdraiata, dormiente, però serena e viva. E quindi, diciamo, tutto ciò che loro hanno dipinto era per me in principio un grande punto interrogativo. Io ho creato i confini all'interno dei quali loro potessero muoversi in autonomia, in libertà, tramite chiaramente un nostro ausilio, un nostro aiuto, ma lo scopo, l'obiettivo, la consegna era davvero quella di tirar fuori quello che avevano dentro, quello che sentivano di voler tirare fuori in un momento come questo, quindi fragilità, paure, sogni, senza confini, senza barriere. E credo ci siano riusciti. Sono un po' emozionato, ma arrivato a questo momento effettivamente sono pieno di tutto quello che loro hanno fatto e trovo il progetto estremamente riuscito. Estremamente riuscito, trovo che si sia instaurato un rapporto anche tra i detenuti, oltre che tra i detenuti e noi, non scontato. E credo sia sorprendente tutto ciò. Nulla questo. Credo davvero che loro abbiano sentito tutto quello che volevo trasmettergli e il fatto di poter vivere questo momento, il momento del laboratorio, in maniera davvero libera. Questo, sostanzialmente questo.